l'ultima bandiera del vecchio Napoli. Emilio Varrese, a te, in attesa di avere sul palco Aurelio De Laurentiis con una tonnellata di notizie. Buonasera a tutti, io comincio introducendo Gianfranco, anche se, come si dice in questi casi, non ha bisogno di presentazioni, leggendo pochissime righe che scrisse di lui un grande giornalista di Repubblica, Gianni Mura, nella prefazione di un libro che feci su Gianfranco molti anni fa, 11 anni fa. Lui non è invecchiato per niente, io molto di più, però è in forma splendida. Emilio, ricordiamo il titolo, no, oggi abbiamo scritto su Repubblica. Il ragazzo che faceva sorridere il pallone. Il ragazzo che faceva sorridere il pallone. Allora. È ancora in un libro di primo scaffale. Sì, in cantina però. Il calcio è di tutti, come il cielo, scrive Mura. È di tutti, anche di quelli che ringhiano, timbrano e spaccano. Ma soprattutto è di quelli come Zola, che interpretano il campo come una tela da dipingere e non come una trincea da conquistare, come una festa e non come una guerra. C'è più verità e bellezza in un corner tirato da Zola a Middlesbrough che in 20 discorsi dei grandi manager sul calcio azienda. Volevo chiederti come prima cosa se è ancora così, cioè essendo diventato allenatore, Gianfranco ha lavorato dopo aver chiuso la carriera a Cagliari nel 2005 a 39 anni, con gli ultimi 2 anni a Cagliari, poi ha lavorato con l'Under 21 come vice di Casiraghi, ha allenato il West Ham, ha allenato l'Under 16 italiana, poi ha allenato anche il Watford. Adesso fa l'allenatore. È ancora così? Cioè il calcio rimane per te una tela da dipingere o diventando allenatore cambia un po' il modo di viverlo, di pensarlo, di insegnarlo, di diffonderlo? È un po' diverso, ecco, perché quando lo fai come giocatore tu sei innanzitutto responsabile per te stesso e quindi diventa molto più facile, devi attingere alle tue risorse e devi cercare di mettere, devi fare il massimo. Da allenatore è un po' qualcosa di diverso, perché comunque devi andare a gestire 20 o 30 giocatori diversi e devi trovare... devi fare squadra, li devi motivare, li devi quindi comprendere uno per uno e cercare di stimolare e di aiutarli a crescere in modo tale che facciano crescere la squadra. Quindi diventa un po' più complicato. Io cerco comunque di mantenere sempre quello che è per me un aspetto importante, che quando tu stai facendo qualcosa, se non ti diverti, non lo fai con lo stesso impegno, non lo fai con la stessa produttività e di conseguenza è un continuo compromesso tra quello che devi fare, che lo devi fare perché lo devi fare il tuo lavoro, ma anche renderlo piacevole e così semplice per i giocatori. Però vedi, ad esempio tu quando facevi il calciatore dicevi: il creativo non ha un ruolo definito, troppa libertà o troppo rigore sono errori comunque, bisogna avere il senso del gioco di squadra ma conservare la libertà, serve più improvvisazione e più gioia, meno paura di sbagliare, un dribbling va tentato e ci deve essere un patto non scritto con lo stadio perché quel gesto venga apprezzato e mai fischiato, senza il rischio in campo non mi diverto, e questo quando giocavi. Ma da allenatore, quando un tuo giocatore tenta un dribbling di troppo, esagera in libertà, in fantasia, in istinto e perde palla, partono in contropiede, fanno gol gli altri e magari licenziano te, l'atteggiamento cambia o la filosofia è sempre la stessa? No, non è mai cambiata, anche perché io come idea ho sempre usato un esempio con i giocatori. Per me quando un giocatore gioca è come se io consegnassi a lui un copione, no? Scusate, un copione che poi lui deve interpretare e io non pretendo che il giocatore faccia esattamente quello che gli dico io. Lui ci deve attenere a determinate impostazioni, regole, guida, cioè se giochiamo in un certo modo, se uno fa il difensore non può andare a fare l'attaccante, questo è poco ma sicuro. Ma non chiederò mai a un giocatore di fare esattamente quello che gli dico io. Io pretendo che il giocatore dia la sua interpretazione a quelle che sono i miei compiti guida. È fondamentale questo.
Poi è chiaro che lo deve fare con responsabilità e con rispetto. È chiaro che se uno dovesse cercare di fare un dribbling in area di rigore, che in quel momento era una cosa del tutto fuori luogo, è chiaro che in quello là si becca il cazziettone, però avrà sempre da parte mia l'incoraggiamento a poter fare quello che ritiene giusto in quel momento, anche perché il calcio è fatto di situazioni che non sono mai le stesse, di conseguenza è fondamentale che il giocatore sia pronto e ricettivo a capire quello che è necessario in quel momento. Facciamo una domanda banale ma necessaria: ci hai messo circa 20 minuti per arrivare dal fondo della piazza al palco e hai giocato nel Napoli l'ultima volta, se ricordo bene, nel 93, no, un'era geologica fa, insomma, dall'89 al 93 a Napoli, no? 89-93, sì. Esatto, 105 presenze, 32 gol, uno scudetto appena arrivato come riserva di Maradona. Insomma, sono passati 20 anni e ancora ricevi affetto, sei ricordato, sei amato. Questo immagino che ovviamente faccia piacere. A te che cosa è rimasto di quell'inizio a Napoli che ti sei portato dietro per tutta la carriera? Ma Napoli è stata una città sempre molto importante per me, è stata la prima città, è quella che mi ha dato il là a tutto, insomma. Qua sono cresciuto molto come giocatore, come uomo, ed è una città che onestamente non solo io, ma anche la mia moglie, tutta la mia famiglia, a cui siamo legati. Uno dei miei più cari amici è l'avvocato Marrucco, con cui lavoro da 20 anni, o da più di 20 anni, è di Napoli, quindi conservo ancora un legame molto forte con questa città. Qua probabilmente in termini calcistici ho ricevuto gli insegnamenti più importanti, perché ho avuto qua la fortuna di giocare con giocatori che erano in quel momento i giocatori più importanti al mondo: Maradona, Careca, Alemão, Crippa, voglio dire, Ferrara, sono giocatori che mi hanno insegnato tanto in campo e fuori dal campo, quindi è una città a cui sono veramente legato. Ecco, questo in qualche modo te la sei cercata come domanda, perché te la fanno da 25 anni, quanto c'è di Maradona in Zola, quanto ha imparato, ormai è un discorso vecchi, le punizioni, il modo di seguirlo, studiarlo, eccetera. 25 anni dopo possiamo dire veramente cosa c'è stato di Maradona in Zola, oppure era così una di quelle leggende o favole o esagerazioni dei giornali, giornalisti che aiutavano a fare titolo? No, è assolutamente vero. Sarei un egoista, sarei un bugiardo se dicessi che sarei diventato il giocatore che sono diventato anche senza Maradona. Sicuramente io, quando sono arrivato qua, avevo talento, avevo capacità, soprattutto avevo un ottimo atteggiamento, e questo mi ha aiutato tantissimo. Ma avere davanti ogni giorno in allenamento, in partita, un giocatore del genere è stata una fonte di ispirazione, una fonte di importantissima per apprendere, e per avere una linea guida. Mi ha dato proprio una direzione che poi io sono stato bravo a seguire e a persistere. C'è un momento, una fotografia, un'immagine che hai nitida di questo, che rappresenti quello che stai dicendo adesso? Non lo so, quella famosa maglia, il numero 10 a Pisa, non lo so, un momento sì, che ti è rimasto? Sì, quella, la maglia numero 10 a Pisa, rossa, ce l'ho ancora. Quello è stato sicuramente un momento importantissimo, una grande... credo che in quella giornata si capisca anche la grandezza di Maradona, perché Maradona è un giocatore che ha vissuto molto intensamente la sua vita calcistica, ma era veramente una persona per bene, e tra l'altro era molto legato a tutti noi giocatori, aveva un rapporto particolarmente buono con tutti, e non a caso tutti quanti ne parlano bene. I giocatori con cui ha giocato hanno una grandissima opinione di lui, ed è un'opinione sincera, credo. Gianfranco, io vorrei parlare a nome di questi
spettatori, sono tanti e sono venuti, ti ascoltano in silenzio. Sai perché c'è nostalgia di Zola? Perché a Napoli, come in tante città italiane, c'è nostalgia del calcio delle vecchie bandiere. Questo è un calcio senza bandiere e l'esasperato professionismo dei tuoi eredi, dei calciatori di oggi, ha disperso questo grande patrimonio di affetto e di amore che tu stasera stai riaccendendo. No, grazie. Grazie. No, è sicuramente un calcio diverso ora. Non, diciamo che per giocatori rimanere in una squadra diventa sempre più difficile, anche perché in questo momento la capacità economica di una squadra fa veramente una grossa, fa la differenza. Ci sono delle squadre che hanno risorse enormi e che quindi si possono permettere anche di prendere tanti giocatori, e questo non dà l'opportunità magari a, ripeto, non favorisce il livello e il... Ma ai tuoi giocatori, soprattutto ai tuoi ex colleghi italiani, cioè i calciatori, ma pensi di ricordare che questo capitale, questo patrimonio non va assolutamente disperso? Io vedo giocatori che si trasferiscono, sono giorni e giorni con i procuratori, i manager, i faccendieri del calcio a discutere per una clausola in più, per un euro in più. Per fortuna qui ci sono due manager che io saluto in tribuna, oltre a Marrucco vedo Filippo Fusco, che rappresentano anche loro una rarità in questo calcio sfrenatamente mercenario. Ma guarda, per dirti, ti posso dire, negli anni in cui, negli anni 80-90, c'erano, il campionato era molto più livellato, perché c'erano 6-7 squadre che tutte potevano vincere il campionato. Quello di conseguenza cosa faceva? Rendeva, metteva nella condizione i giocatori bravi di andare in diverse squadre. Adesso invece, essendo un campionato con meno competitors, di conseguenza i giocatori, Gianfranco, perché... per giocare a un certo livello devono andare in quelle squadre là. Gianfranco, perché la Juventus stravince in Italia ed è una Cenerentola in Europa? Ma perché sicuramente in questo momento il calcio italiano non ti prepara alla Champions League, perché stiamo parlando della Champions League, come magari ti prepara il campionato inglese, quello spagnolo, quello tedesco. È un campionato più difficile, dove la competitività per le grandi squadre è più alta, di conseguenza le squadre arrivano meglio preparate a competizioni di alto livello. Per questa semplice, non credo che sia una questione di valori, perché comunque la Juve, stiamo parlando di una squadra di valore, ma è proprio una questione di essere abituati a giocare partite di un certo livello, dove in altri paesi ce l'hanno di più di noi. Di Benitez che sfonda in Italia, che dicono in Inghilterra? Benitez è un allenatore molto rispettato in Inghilterra, e quindi voglio dire, questo rispetto se lo porta anche in Italia. Tu come allenatore sei meglio tu o Maradona? Ti sei preso una rivincita in panchina almeno o no? Guarda, io ho sempre... Devi essere sincero, hai sentito le campane. Se anche dire bugie è peccato, eh? Ti facciamo qui anche dire ci sono più chiese a Napoli, ci sono più chiese a Napoli che a Puebla. Hai mi è sentito le campane, devi dire la verità, Marrese ti ha inchiodato. Ma inchiodato, sì. Allora, vabbè, non mi hai questa risposto. Questa era una domanda, vabbè, che ti rispondo. Un'altra cosa invece, quali sono le cose che, facendo ora l'allenatore, hai capito che non avresti dovuto fare da giocatore? Tanto, credo che non so quante volte abbia avuto la tentazione di prendere il telefono e chiamare tutti i miei ex allenatori per chiedere scusa di alcuni miei atteggiamenti, perché poi il punto è proprio quello: quando sei giocatore pensi per te principalmente, ma che credo che sia naturale, e di conseguenza ti arrabbi per situazioni che magari non ti dovresti arrabbiare. Poi onestamente, quando passi dall'altra parte, che tu hai la responsabilità di un gruppo globale, ti rendi conto. Io non so quante volte mi sono bloccato a parte che con Scala l'ho fatto, cioè. L'ultima volta che l'ho incontrato
gli ho proprio espressamente chiesto scusa per quello che era il mio atteggiamento, perché a volte mi rendo conto che ero molto... Ma noi abbiamo raccontato per anni che Zola era un ragazzo timido, no, educato, per bene, che non si lamentava mai. Adesso scopriamo invece che appena chiuso la porta degli spogliatoi davi numeri e facevi... No, io mi ricordo una volta quando giocammo a Roma e Scala mi mise fuori squadra e fece giocare, far giocare Stoichkov, no? Che era il periodo in cui Stoichkov era venuto al Parma e facevamo ancora, era all'inizio, facevamo fatica a coesistere, no? E allora in quella partita io fui messo, non giocai, e giocò Risto. Dal mio punto di vista lo ritenni sbagliato, perché secondo me stavo più in forma e avevo fatto una valutazione mia personale e mi ero veramente arrabbiato, ma tanto. Sono quelle situazioni dove quando sei un giocatore cerchi di attingere a tutte le risorse possibili e immaginabili per poter rendere di più. Questo è quello che io sempre mi ricordo con chiarezza. Era sempre un continuo cercare di spingerti oltre i tuoi limiti per dare il massimo. A volte però questi limiti ti spingevano all'eccesso un po'. E a Vialli, che è stato prima tuo compagno e poi allenatore, anche giocatore, un ruolo anche piuttosto difficile, imbarazzante nel Chelsea, nell'anno in cui avete poi vinto la Coppa delle Coppe con un tuo gol, a lui hai chiesto scuse? No, a lui no. No, per orgoglio, perché non gli hai fatto niente, perché avevi ragione. con Vialli avevi ragione. Diciamo, tu. Diciamo che qualche volta avevo anche ragione io, però voglio dire, sicuramente non metto in dubbio che la sua non era una situazione semplice, non era semplice per lui, ma non lo era neanche per noi giocatori, perché ti ritrovi improvvisamente da una settimana all'altra a gestire un rapporto con l'allenatore che una settimana prima era il tuo compagno. Come se il compagno di classe diventa professore il giorno dopo. È una cosa veramente difficile, devo essere sincero, ci vuole tanta intelligenza da parte dell'allenatore chiaramente, ma anche dei giocatori. E Ancelotti, scusami Antonio, sì, anche Ancelotti è un altro che sei andato via dal Parma perché andasti al Chelsea, perché comunque c'erano difficoltà nel ruolo, era il periodo in cui bisognava fare il 4-4-2, i fantasisti dovevano essere sterminati, poi per fortuna il calcio in qualche modo è cambiato, però in quel periodo con il primo Ancelotti non vi prendeste dal punto di vista tecnico, non umano. No, però poi esatto. Dopo Ancelotti ha dimostrato di essere un discreto allenatore. No, tra l'altro è una persona che io ho sempre stimato e continuo, non lo dico ora, lo dissi anche allora in quel momento là. No, tra l'altro lui in uno dei libri che lui ha scritto, tra l'altro molto bello, molto divertente, ha detto espressamente che in quel periodo lui aveva una visione calcistica diversa, che poi dopo si è evoluta e cambiata. In quel periodo lui era molto legato allo schema, non era legato ai giocatori, era più un'impronta sacchiana. Lui partiva da un modulo di gioco, da un'organizzazione, da un dogma tattico e i giocatori si dovevano adattare a quel modulo. Io in quel periodo, se devo essere sincero Emilio, non passavo neanche il mio migliore momento. Arrivavamo dall'esclusione dall'Europeo del 96 in Inghilterra, dove andò molto male. Io dal punto di vista emotivo investii molto in quell'esperienza, non andò bene e ne uscii un po' scosso. E il mio inizio di campionato, come quello del Parma, quell'anno non era stato dei migliori. Quindi. Quando è che hai smesso di sognare, visto che siamo sotto mondiali, l'espulsione contro la Nigeria, uno dei gesti, come dire, una delle decisioni arbitrali più ingiuste della storia del calcio? Bah, guarda, quella è stata una brutta botta, perché, ripeto, io vivo molto intensamente le situazioni. E quel mondiale, devo essere sincero, è una delle esperienze che ho vissuto più intensamente di tutto. Tra l'altro è un'esperienza che auguro a tutti, pur avendo giocato solo 7 minuti, perché quello era 7 o 9 minuti, non mi ricordo, lo ricordo come uno dei periodi più belli, perché c'era una voglia di giocare, di essere là, al di là di tutto, era incredibile. E niente, però ho smesso da poco, se devo essere sincero. Ancora te lo ricordi. Ancora ogni quando rivedi l'Italia, adesso quella... ci ripensi ancora, ma quando la rivedi in Emilio, campo. Ti posso garantire che questo era 3 volte,
tre volte me, nel senso che era alto 20 centimetri o 15 centimetri più di me, pesava 20 kg più di me. Io non posso pensare che lui sia andato giù in quel modo, non riesco proprio a... A proposito di fisico, io ho letto, perché non la ricordavo questa storia, prima di scrivere l'articolo di stamattina per Repubblica, che Maradona disse contento, un lampo così di sarcasmo, quando tu sei stato preso dal Napoli, fosti acquistato da Luciano Moggi, grazie a Testa Nera, disse finalmente arriva un calciatore più basso di me. L'altezza comunque è importante. Questa è una bugia di Maradona, l'ha sempre detto. Lui, siccome è sempre stato il più basso della squadra, lui ha voluto dire che per una volta che c'era qualcuno più basso di lui. In realtà non era così, non era, lui non era più alto di me. Lui è che aveva i riccioli, io non ce li avevo, è questo che lo... Senti, è Insigne che pure è basso, come sono bassi i calciatori che hanno fatto la storia dell'ultimo Barcellona, potrà fare grande strada. Qui mi chiedono, dico, ma perché non domandi di, non parli di Insigne, prima dei giovani giornalisti, e dai giovani bisogna sempre imparare qualcosa, della Sor Orsola ti hanno parlato di Insigne e tu ti sei anche appassionato in questa risposta. Voglio vedere se hai il coraggio di dire che era meglio portare Pepito Rossi adesso. No, beh, ma guarda, ti dico subito, l'ho detto anche prima ai giornalisti, se Rossi non è andato al Mondiale, credo che il primo ad essere dispiaciuto sia Prandelli, perché è uno su cui ha puntato sempre, giustamente. Probabilmente adesso non è in condizione per poter affrontare un Mondiale di questa difficoltà. Dal punto di vista fisico sarà molto, molto intenso. E di conseguenza questo è quello che dico riguardo a Insigne. No, lui è un giocatore che tra l'altro in competizioni di questo genere uno che ha le qualità come Insigne potrebbe essere determinante, contro i difensori inglesi nella prima partita, magari se entra nel secondo tempo, perché fisicamente è avvantaggiato contro dei giocatori che sono dei giganti in difesa ma ovviamente poco mobili, e quindi esatto, difficoltà con la mobilità e l'estro di Insigne. Potrebbe essere il giocatore che può far pendere la bilancia, l'ago della bilancia dalla tua parte, perché ha quelle qualità che loro soprattutto indietro soffrono, anche se c'è da dire che l'Inghilterra, i giocatori, i difensori inglesi di ora non sono quelli di una volta, nel senso che adesso in Inghilterra si trovano tanti attaccanti piccoli, rapidi, e quindi sono molto più abituati a fronteggiare questo tipo di minaccia. Però Insigne è un giocatore che ha i numeri, come lo stesso Cassano, per essere un giocatore vincente in quella gara. Tu sei anche un finissimo allenatore, attenzione, già sembra scelto il tema tattico per discutere su questo Mondiale, il doppio mediano, secondo te è un tema tattico che merita la discussione, i dubbi, oppure c'è da passare avanti e da tifare solo per la nazionale in attesa che faccia grandi cose? Ma questo deve essere... Con Verratti questo... e Pirlo giocheresti? Ma guarda, io ho sempre giocato con un solo mediano. Nelle mie squadre ho sempre il centrocampo a tre. Tra Verratti e Pirlo chi rischia di uscire? Ma se Pirlo sta bene sicuramente sarà quello che a mio avviso avrà un vantaggio, però bisognerà vedere, ripeto, il Mondiale è molto importante, le condizioni del momento, quello fa veramente la differenza. Senti, ma visto che non ci sente Aurelio De Laurentiis, che non è ancora venuto, ma tu del Napoli che pensi? Come lo segui da lontano? Ma penso che sia una gran bella squadra e allenata molto bene, tra l'altro. Ma De Laurentiis, posso chiedere, è più famoso come produttore o come presidente del Napoli? Adesso mi ti devo tolgo guardare, dall'imbarazzo. Mi guardo in giro perché sono domande Italia e Inghilterra dove Aurelio De Laurentiis è qui. Lo so. Presidente, prego. Vengo. Buonasera, grazie. Ha mantenuto la promessa, perché ieri faceva sapere attraverso Nicola Lombardo e Baldari che il Napoli sarebbe stato presente sul palco, invece di mandare qualcuno ha mandato se stesso, e noi ringraziamo Aurelio De Laurentiis a nome di Repubblica e dei nostri ascoltatori.
Grazie a te di avermi invitato. Senti, ma Zola l'avresti comprato ai tempi tuoi? Sai, io ai tempi suoi ero un bambino del calcio, perché sono nato solo 10 anni fa. Tu non lo sai, ma il primo anno, quando io sentivo parlare di 4-4-2, dicevo, ma che è un modo di sedersi a tavola? Non sapevo proprio nulla per te. Senti, oggi è 7 giugno, il 7 giugno di 10 anni fa, quindi il 2004, tu che facevi e quali progetti avevi? Eri un produttore bravo nel campo? Il 7 giugno del 2004 io ero a Los Angeles e stavo con la Paramount organizzando l'uscita del film Sky Captain, e avevo fatto una riunione con Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow e Jude Law dicendo: mi raccomando, non vi sparpagliate quest'estate, perché alla fine dell'estate dobbiamo decidere come programmare un G5, che è un jet poderosissimo che può andare da Los Angeles e da New York fino in Oriente, per portare il film in Oriente, per portare il film in Europa, per portare il film in Sud America e poi negli Stati Uniti, per fare tutte le proiezioni e il lancio dello stesso. A un certo punto mi telefona Danny DeVito, al quale avevo chiesto, dico: senti Danny, mi fai una cortesia, mi fai un cameo nel film di Natale che quest'anno giriamo a Gstaad? Dice: ma io con chi devo girare? Ma sai, è un film con De Sica e Boldi. Ma De Sica, Vittorio? Dico: no, Vittorio è morto, è il figlio. Ah, però non lavori con lui, lavori con Massimo Boldi. E chi è Massimo Boldi? Si è impiccato. Senti, no, che si è impiccato? Dico: ma tu non chiedere. Cioè, senti, io lo faccio ad una condizione: so che tu vai a passare 10 giorni a Capri, mi porti con te insieme alla mia famiglia? Ma sei welcome. Poi dopo io ti lascio a Gstaad e io me ne ritorno in America per preparare l'uscita del film. Arrivo a Capri, apro il Corriere dello Sport, primo giorno di vacanza. Non è colpa mia, io non c'ero più da 14 anni. E vedo, non faccio il nome, una persona che dice: mi compro il Napoli per 5 milioni. Come ti compri il Napoli per 5 milioni? Allora mi informo, dico: ma come si comprano il Napoli per 5 milioni? Dice: ma perché, che non lo sai? Che devo sapere? Dice: il Napoli è fallito. È fallito? Io sapevo che da Ferlaino era passato a Naldi. Dice: no, ma è fallito. Ma dico: che strano. Dico: io avevo cercato di comprarlo nel 99, ero arrivato a Napoli con un assegno di 120 miliardi della Banca Nazionale del Lavoro, l'avevo mostrato in conferenza, avevo parlato del calcio virtuale e del calcio reale, stadi virtuali, stadi reali, e non ci aveva capito niente nessuno. Venne da me sconcerti a Roma e mi disse: De Laurentiis, che bello, lei entra nel calcio. Allora gli dico: non c'ero ieri a Napoli, mi spieghi? Gli spiegai e andò via con la coda fra le gambe dicendo: che delusione, come mi ha deluso, ma lei non capisce nulla del mondo del calcio. Dico: sì, forse sarò un visionario, ma io la vedo così. Passati 5 anni, arriva questa occasione e dico: questa adesso è una follia. Dico: lì si era bene o male in Serie A, qui non si sa dove si va a finire. Allora, di nascosto, in quei 10 giorni, mia moglie non sapeva nulla, i miei figli non sapevano nulla, dovevamo tornare tutti a Los Angeles, preparai questo attacco al Napoli, e mi ricordo che preparai 32 assegni da 1.000.000 l'uno circolari, con uno spezzettamento da 327.000 euro. Dico: così vediamo un attimo se c'è qualcuno che riesce a gabbarmi. In realtà bastava molto meno, perché poi la massima offerta era arrivata a 17 milioni, credo che la facesse Pozzo dell'Udinese. E mi presentai con questi assegni. Mia moglie disse: ma tu sei pazzo, non sai nulla di calcio, hai sempre frequentato il basket. Dico: sì, però io ho una passione smodata per la napoletanità, è qualche cosa che mio padre, mio nonno, mia nonna, mio zio mi hanno regalato come un attu in più. Mi interessa molto il mondo dello sport, perché lo vedo molto vicino al mondo del cinema, in fondo è uno spettacolo straordinario.
Sicuramente sta cambiando, perché nel frattempo nel 96 Veltroni, durante un governo Prodi, aveva fatto cambiare il calcio, cosa che non ha capito nessuno, nemmeno quelli che frequentavano e che frequentano tuttora il calcio, compresa la federazione. Cioè, che cosa aveva detto Veltroni? Le squadre di calcio, i club non sono più club, sono delle società per azioni con finalità lucrative, quindi devono avere i bilanci a posto. Ecco perché poi Platini ha preteso il fair play finanziario. Allora io, quando sono entrato nel calcio, l'ho preso come se fosse un film, quindi sono entrato nell'industria del calcio con un plus. Mi ricordo quando nel 99 non presi, perché Ferlaino mi fece causa, no? Quando arrivai con questo assegno da 120 miliardi mi fece causa dicendo che io gli stavo distraendo la campagna abbonamenti. E venne da me Gazzoni, presidente del Bologna, proprietario dell'Idroditina, e mi disse: ma De Laurentiis, gli vendo io il Bologna. Io: ma scusi, ma io che c'entro col Bologna? Dico: tutta la mia famiglia ha origini napoletane, dico, che c'entro io col Bologna? Magari, posso dire magari, perché io sono nato a Napoli, ma 35 anni a Bologna. Però a Bologna magari il calcio non è mai stato veramente protagonista, è sempre più stato il basket. Certo, non come qua, ovviamente. Qui a Napoli proprio c'è un sentimento. Senti, ma sei pentito di aver preso poi il Napoli? No, io nella mia vita non mi sono mai pentito di un'azione che abbia fatto. Forse è una fortuna o forse fa parte del mio carattere. Lo rifarei domani mattina. So di aver perso molto terreno negli Stati Uniti, perché ho dovuto fare solo film italiani, perché non potevo stare di qua e di là. Ma io so che tu hai cambiato un po' attività, perché dal cinema ti stai un po' dedicando a dei serial televisivi. Noi di solito parliamo più di cinema che di calcio quando ci incontriamo, e so che tu hai preso una strada nuova, alternativa, anche innovativa. Ma sai, io ce ne puoi parlare? Ho lasciato gli Stati Uniti, ma ho sempre un'organizzazione presente lì, e negli ultimi anni il cinema ha ceduto il passo al mondo della televisione, perché in televisione si sono create delle serie televisive, qualcuna è arrivata in Italia, qualcun'altra no, dove sono come dei film da 12 puntate, spettacolari quanto un film, con degli attori importantissimi come nei film, con dei registi straordinari, e allora tu rimani affascinato e vedi che la gente che è insonne, perché ormai noi siamo degli insonni nella vita moderna, passano tutte delle nottate a vedersi 4-5 puntate una presso all'altra, perché non è più come una volta dove si aspettava una settimana per vedere la puntata successiva. Ormai te le mettono tutte quante insieme, te le sparano tutte in una. In Italia hanno cominciato a fare qualcosa di simile con Gomorra, però non l'hanno fatta proprio uguale uguale. Devo dire che qualcuno ha protestato a Napoli, perché spiace che l'unico set che ami il cinema d'oggi sia Scampia, magari sono tanti altri angoli, altri temi più suggestivi. Ma sai, l'Italia purtroppo non ha saputo investire sull'Italia. Non avendo saputo investire sull'Italia e sugli italiani, non ha saputo investire sul Sud e non ha saputo investire su Napoli. Anzi, gli ha riversato tutte le schifezze del mondo, non l'ha protetta. E questo è molto strano, perché io, appartenendo al mondo del cinema, sono sempre stato molto vicino all'arte, considerandola però non un fatto esclusivo per pochi eletti, ma un fatto popolare, e quindi vedevo abbinato al mondo dell'arte sempre l'aspetto ludico. Per cui io dicevo sempre: ma se voi portate a Pompei due bambini di 8-9 anni, quelli non capiscono nulla, vedono un ammasso di pietre e degli affreschi non totalmente rappresentativi di quella che è una storia straordinaria, se loro non la conoscono. Allora bisogna andare per gradi e insegnargli come accedere a questi monumenti in un modo ludico, costruendogli dei film, delle spiegazioni che non siano pesantemente acculturate e faticose, ma che per esempio uno bravissimo a fare questo
è il grande televisivo, aiutami, che fa, c'ha anche il figlio che adesso ai Fori Romani ha fatto, Piero Angela, bravissimi, ecco. Piero Angela è uno straordinario da questo punto di vista qua. Collabora molto con le iniziative di Repubblica, del gruppo Espresso. Gianfranco, senti, io vi chiedo scusa, però non, voi non vi dovete scoraggiare, perché Gianfranco ed Emilio Marrese, attenzione, io ma mi concedo ancora qualche domanda morbida, come accade nei preliminari, poi alla fine lo mettiamo sotto d'occhio per gli acquisti, state tranquilli che saprete qualcosa di nuovo. Volevo chiedere, ieri, l'altro ieri, mentre salivamo insieme lo scalone di Palazzo Reale, tu sembravi persino sorpreso della bellezza all'interno di Palazzo Reale, e quindi pensavi, ma quante cose ci sono da valorizzare meglio in questa città che non sa farsi raccontare e non sa raccontare se stessa. Tu al posto del sindaco che faresti? Così parliamo dello stadio. Non mi permetterei di prendere il posto colpo in del canna, sindaco, no. Io innanzitutto rispetto le posizioni altrui, ognuno ha le proprie idee e le proprie modalità. Certo che entrando a Palazzo Reale, vedendo su quel giardino pensile quel fantastico percorso che è diventato il parterre di presentazione da parte di De Benedetti di questa che era questa iniziativa di Repubblica, tu rimani da un lato sorpreso, da un altro lato sconcertato di trovare anche un percorso di acqua stagnante, sporca, mal mantenuta, cioè non riesci a capire, vedi quanti ciuffi di erba ci sono su questo monumento straordinario? Quindi voglio dire, noi secondo me la nostra città, guarda che cos'è questa piazza, questa è una piazza strepitosa, una piazza dove a me farebbe molto piacere abitare. Credo che non ci siano tantissime piazze così nel mondo, in Italia ce ne sono tante, a Napoli tantissime. Senti Aurelio, primo scudetto tuo o sindaco di Napoli, che ti piacerebbe fare? Io, a me piacerebbe regalare alle aspettative dei tifosi napoletani e del popolo napoletano tanti scudetti, però per poter fare questo bisogna cambiare il mondo del calcio, bisogna creare un'equità di fatturabilità e quindi di fonti di entrate possibili per poter fare tutti gli acquisti che uno vuole, altrimenti si lavora ad armi impari, perché io mi sono trovato quando mi hanno assegnato il Napoli, mi hanno assegnato un pezzo di carta, ho detto ma io ho pagato 32 milioni e rotti, che cosa, dove stanno i giocatori? Cioè, no, non ci sono giocatori, e uffici? No, non ci sono uffici, e che cosa mi avete dato? Le ripeto, questo pezzo di carta, adesso la Federcalcio, forse perché il Napoli è Napoli, la farà ricominciare dalla C1 e non dalla Serie B. Ah, grazie! E tu ti ricorderai che dalle braccia di Angelina Jolie io sono venuto per andare a Martina Franca in tanti posti a prendermi delle sputazzate sulla testa e a rinchiudermi negli spogliatoi quando ci volevano massacrare. Io a Martina Franca ti ho fatto da scudo. Tu mi hai fatto da scudo. Posso chiedere a Gianfranco se meglio, sarebbe meglio una trattativa con così, fantascienza, con Abramovic o con De Laurentiis? Cioè, con De Laurentiis forse può durare un pochino di più, non so, Abramovic che tipo è? È più sintetico? Vedi come comincio ad accettarmi. No, io con Abramovic non ho avuto molto a che fare, almeno dal punto di vista sportivo. Tu sei arrivato con Kembe. Con Marina sono... Con Marina, sì. Con? Marina. Con Marina, sì, sì, ho avuto... No, ma non credo che... Ci sono personaggi alla De Laurentiis nel calcio inglese? Ma io col presidente non ho avuto a che fare in termini, ci siamo incontrati un paio di volte ma non abbiamo mai avuto a che fare dal punto di vista proprio lavorativo, quindi non saprei. Io ho avuto a che fare con un presidente a Londra che era Ken Bates. Sì, che era un... Ma intendo dire un imprenditore che comunque venga fuori dal calcio, abbia questa personalità, che sia personaggio prima che presidente. Ci sono dei... Ma...
In genere adesso un po' le cose stanno cambiando in Inghilterra, nel senso prima una volta i presidenti inglesi non li conoscevi neanche, ma neanche tu come giocatore non li conoscevi, perché compravano il club, poi il club veniva dato a un manager che gestiva tutto e il presidente non era mai presente, insomma. Adesso invece ci sono molte più, le figure stanno cambiando, ci sono molti più innanzitutto stranieri che comprano, sì, americani. E di conseguenza le figure sono, le presidenti sono molto più simili a quelle che vediamo qua in Italia, quindi un po' sta cambiando, quindi questa è un po' la differenza. Adesso una domanda più seria: cosa diresti, visto che ne abbiamo uno dei più bravi e importanti qua accanto, a un presidente di calcio italiano di cercare di fare per migliorare il calcio italiano, visto che tu comunque sei innamorato dell'Italia ma vivi e lavori in Inghilterra? Però glielo dico io che cosa, e viceversa. Quale potrebbe essere il consiglio di Zola ad un uomo importante del calcio italiano per cercare di risollevarlo un po'? Ma la prima cosa, potremmo che mi viene... stare qua un'ora forse, no, però no, beh, una sintesi. La prima cosa che mi viene da dire è quella che bisognerebbe rendere il campionato italiano un po' più competitivo, nel senso che ci dovrebbero essere molto più squadre che sono poi in grado di vincere il campionato, quindi aumentando la competitività di conseguenza anche il livello di tutto il campionato italiano ne crescerebbe, crescendo il livello e la competitività anche l'interesse per il campionato sarebbe diverso e sarebbe come innescare un meccanismo che poi porta a un innalzamento della qualità. Questo secondo me sarebbe la prima cosa che io come federazione farei. L'altra cosa che io farei è comunque quella di ricreare un'atmosfera intorno a una partita di calcio qua in Italia un po' più adatta a un evento sportivo. È lui il presidente, devi guardare lui, no? Sto scherzando, ma credo che queste siano tematiche che il presidente conosca meglio di me. Ma questi sono secondo me due passaggi secondo me fondamentali per rendere il campionato più equilibrato. Sicuramente le risorse a disposizione delle squadre italiane dovrebbero essere un po' più equilibrate, perché questo darebbe l'opportunità a tutti di avere una maggiore possibilità per rinforzare la squadra e per essere più competitivi. Questo sarebbe secondo me il mio punto da cui Ma questa è la grande battaglia della Lega che poi De Laurentiis sta portando avanti, mi sembra, no? No, ma noi abbiamo un grosso problema, perché ci portiamo dietro il retaggio delle varie compagini federative. Allora, io questo già l'ho detto quando eravamo al CONI, ho detto noi abbiamo una Federcalcio che è vecchia, è talmente vecchia che si è portata dietro per anni, per 34 anni, la legge 91 che fu varata nel 1981, e quindi noi ci troviamo, ripeto, nel 96 a trasformare il mondo del calcio, perché diventano delle società per azioni a tutti gli effetti, ma andiamo avanti ancora con questa legge 91 del 1981. E a nessuno gli interessa in Federcalcio cambiarla. A chiacchiere dicono di cambiarla, poi se non arrivava il signor Giovanni Malagò, che con il CONI ha cominciato a dare delle sterzate di qua e di là, non si raggiungeva nessun tipo di risultato. E ancora comunque dobbiamo capire di che risultati si tratti. Allora, se noi utilizziamo le compagini associative per fini politici e non per fini industriali e sportivi, non andiamo e non andremo da nessuna parte. La verità è solo una, che noi nel 1986 avevamo un campionato di calcio di Serie A composto da 16 squadre, poi siamo diventati 20 squadre. Allora, per competere in Europa attraverso competizioni come la Champions bisogna avere più fatturato. Se il monte del fatturato, per via della legge Melandri, che è un'altra legge sbagliata che è venuta fuori strada facendo, allora noi ci troviamo penalizzati e non competitivi, perché una Juventus che non arriva a più di 280 milioni di fatturato contro i 500 milioni di fatturato dei suoi competitori maggiori
fa fatica a stare in Europa, tant'è che, come avete visto, è uscita molto presto dalla Champions, anzi noi siamo riusciti a fare 12 punti mostruosi che storicamente sono stati un record, giocandocela con delle compagini molto più ricche della nostra e qualche volta vincendo. Loro sono usciti poi dall'Europa League, Europa League che è penalizzante perché distrae, si gioca il giovedì, si rientra il venerdì, si gioca la domenica o il lunedì, è tutto un caos, la distrazione dei giocatori, tu puoi avere quanti giocatori vuoi, ma tutti quanti comunque rimangono distratti e quindi non è una competizione opportuna. Poi se l'Europa League porta soltanto dei problemi e non porta delle entrate economiche, non si capisce per quale motivo il signor Platini non la elimini, perché basterebbe dire bene, facciamo una Champions dove invece di due squadre e mezzo, perché sono due squadre e mezzo in quanto noi terza squadra dobbiamo affrontare i preliminari andate e ritorno durante il mese di agosto, che diventa già questa una iattura preparativamente parlando, ma anche per via del mercato, perché se io passo il turno ho una fatturabilità in più che mi permette di acquistare più giocatori, ma quando? Dal 26 di agosto alla fine del mercato, cioè al 31 agosto? Per prendere cosa? I resti del mercato? Mi sembra un sistema completamente sballato. Secondo, per fare invece una bellissima Champions League ci vorrebbero 6 squadre dell'Italia, 6 squadre dell'Inghilterra. Vede che l'Arsenal, per esempio, sta sempre tra coloro che sono sospesi e non mi sembra giusto, perché poi, voglio dire, l'Arsenal è una squadra che ha investito moltissimo in uno stadio straordinario. Gli stadi, tu vuoi parlare degli stadi? No, perché onestamente, sai, io sono un cronista ogni tanto un po' intraprendente, un po'... Dico, Sapienza è degradata, non mi sembra uno specchio di modernità e di comfort lo stadio, quindi tu devi fare qualcosa se convinci il comune a darti spazio per intervenire, perché anche lo stadio è degradato. Sì, ma vedi, noi abbiamo iniziato una conversazione con il comune, perché come tu sai il 30 giugno scade la convenzione, sono passati i primi 10 anni. Siamo ai titoli di coda ormai. Va bene? E abbiamo questa legge Monca che è passata sugli stadi, dove praticamente i comuni dovrebbero assegnare ai club gli stadi stessi. Il problema è, se tu non sei competitivo in Europa e già in Italia hai un fatturato che è pari al 40% della Juventus, come puoi pensare di investire altri 200-300 milioni in uno stadio? Tu non ti dimenticare che lo Juventus Stadium è nato per virtù e miracolo dello Spirito Santo, perché Sport 5 aveva messo a disposizione una quantità di soldi per il naming dello stadio, e questa è una cosa che è nata negli anni 2000. Poi finalmente l'hanno costruito, sono andati fuori budget e ci hanno aggiunto di tasca loro qualche decina di milioni. Ma un conto è aggiungere qualche decina di milioni e sei la Juventus che fatturi 280 milioni, 270 milioni. E un conto è tirar fuori 150-200 milioni a Napoli come club, o 50-60-70 milioni per fare un restyling del San Paolo. Qui non si tratta solo di fare un restyling del San Paolo, si tratta di fare una riurbanizzazione del quartiere stesso, perché questa è una città bellissima che però va tutta quanta ridisegnata, va resa vivibile in maniera completamente diversa, vanno messe a regime positivo le zone di Forcella, le zone, adesso non ti voglio tediare, populista, ma... No, io invece ho la domanda giusta, ed è una cosa che ho scritto più volte, sia nel mio blog, dove molti sono contenti di aver saputo che il Napoli lo segue con attenzione e con interesse, però anche su Repubblica, ma dico, nella convenzione col comune, essendo il calcio servizio sociale, non si può inserire un elemento, cioè il vostro know-how, la vostra organizzazione,
in stadi di periferia non può aiutare a riqualificare le periferie e a scoprire i nuovi Insigne invece di cercare sempre in tutto il mondo i giocatori di domani? Quanti sì, Insigne sì, nasconde ma vedi, Napoli? Ma vedi, anche lì, per esempio, il signor Abete, che è un amico, quindi mi dispiace perché sennò sembra che io ogni volta mi scaglio contro Abete. Non è vero. Io constato che lui appartiene al mondo del passato, perché nel passato, probabilmente lui ha studiato dai gesuiti, c'è una condizione punitiva e non escluso educativa. Escluso Papa Francesco però. Escluso Papa Francesco, vabbè, ma Papa Francesco ormai è arrivato ad una giusta età, per cui se lo può anche permettere. Allora che cosa succede? Succede che tu a un certo punto devi cercare di rendere le cose facili, non difficili. E il problema della Federcalcio è che rende le cose difficili, impossibili. Allora io ho detto, ho chiamato Macalli che cura la Serie C. Ho detto, senti Macalli, tu dovresti fare due gironi da 16 squadre e 16 squadre. Un girone A e un girone B. Le due che vincono i due gironi poi fanno tra di loro il sorteggio per andare in B, ma se la giocano con l'ultima della B, perché non è detto che poi ci abbiano questa forza per fare il torneo in B. La B 16 squadre, stessa cosa con la A. La A 16 squadre, dico, l'avete fatto già nel passato prima che arrivassi io, dico, non capisco questo populismo da quattro soldi di dover per forza fare 20 squadre. Allora a questo punto ci sarebbero più risorse, allora a questo punto ci sarebbero più giornate a disposizione, allora a questo punto si potrebbe giocare meglio la Coppa Italia e si potrebbe giocare meglio l'Europa League o la Champions League. E più spazio per la nazionale. E poter dare anche di più alla nazionale. Poi scusatemi, ma la nazionale che fa? Non dà i soldi a noi, ne dà pochissimi, ce li mette a rischio perché se si rompono c'è un'assicurazione relativa che tra l'altro poi abbiamo ottenuto con il coltello in mezzo ai denti, ma soprattutto tu che fai? Gli dai un premio di 250.000 euro se quelli arrivano? Ma quello è il loro dovere, quelli stanno rappresentando l'Italia, ma che stiamo scherzando? Rappresentano la bandiera di un paese e tu li paghi per questo, ma allora devi pagare noi perché li abbiamo fatti crescere noi. Il signor Insigne l'abbiamo fatto crescere noi del Napoli, non è che l'ha fatto crescere il signor Abete o l'ha fatto crescere il signor Prandelli. È chiaro il ragionamento? Quindi mentre a Napoli quei 250.000 euro potrebbero essere utili per essere devoluti a chi ne ha bisogno o per essere investiti nella tribuna dello stadio, no? Perché a un certo punto quando abbiamo dovuto fare i bagni, perché voi dovete sapere che a un certo punto sono venute da me le mogli dei nuovi giocatori e questi nuovi giocatori venivano dal Real Madrid, venivano dall'Inghilterra, dal Liverpool e mi dicevano ma noi non abbiamo nemmeno i bagni per poter far pipì, ma i nostri figli, ma come facciamo? Allora io ho dovuto pregare il comune di darmi i permessi, abbiamo fatto fare di giorno e di notte i turni in straordinario, gli abbiamo costruito una tribunetta, gli abbiamo costruito dei bagni ad hoc, gli abbiamo costruito un'area per i bambini, perché se voi andate negli stadi inglesi, in qualunque città dell'Inghilterra, voi troverete delle facility straordinarie per le mogli, per le famiglie, per gli amici dei giocatori, per i loro figli, per gli amici dei loro figli. Tutte cose che da noi come cultura non esistono, tu ci hai lavorato in Inghilterra, quindi queste sono cose che puoi confermare. Io tutte le volte che sono andato, non so, a Manchester, ho chiesto, mi fate visitare, anche se non giocavo col Manchester United, ma col Manchester City, mi fate visitare le loro facilities, voglio vedere dove allenano i ragazzi, dove dormono durante il ritiro, cosa fanno le squadre mie. Poi l'ho fatto con l'Inghilterra, poi l'ho fatto con la Francia, poi l'ho fatto con la Spagna. Non è che il Barcellona o il Real Madrid abbiano degli stadi nuovissimi, stramoderni, però non gli manca nulla. Poco ma sicuro. Da questo punto di vista sono super organizzati e super attrezzati. E lei e tu, anzi scusami, ci diamo del tu,
sai perfettamente che il Milan di 10-15 anni fa faceva uno dei fatturati più alti d'Europa. Oggi è stato superato dal Real Madrid e dal Barcellona, ma all'epoca stavano sotto il Milan, te lo ricordi questo? Certo, no? Certamente. Prima di Antonio parlava di come creare i nuovi insigne che abbiamo, tirare fuori i nuovi insigne dalle periferie. Tu quando giocavi a calcio ancora dicevi, a proposito delle scuole calcio, bambini vengono martellati da parole come tagli, raddoppi, diagonali, schemi. Bambini dovrebbero solo divertirsi, un ragazzo non si avvicina al calcio per fare i tagli a centrocampo, ma perché sogna di saltare l'avversario e andare in porta, altrimenti sarebbe la fine. Adesso ti sei trovato, hai avuto l'opportunità di allenare anche i ragazzi, hai allenato l'Under 16 italiana. Come si riesce a mettere in atto, in pratica davvero, questa che è una filosofia giusta che avevi da calciatore, come si riesce, potendo, avendo avuto il potere di insegnare calcio, di allenare davvero dei ragazzi a 16 anni, è possibile in questo tipo di calcio, almeno in Italia, poi non so se in Inghilterra è diverso, poter trasmettere ancora questo, oppure a 16 anni già ti ritrovi a avere a che fare con giocatori, con ragazzi che comunque sono già stati in qualche modo cambiati da Steve Jobs, si preoccupano più dell'iPad, della macchina, della gente, agente nel senso L'apostrofo, il procuratore, sono già inseriti in una mentalità ed è già troppo tardi. Ma innanzitutto ci si deve fare la domanda sempre, che da dove arrivano i giocatori più bravi? I giocatori più bravi in genere arrivano sempre da posti dove c'è grande povertà, grande non grandissima organizzazione, cioè, e quindi più fame. C'è più fame, ma c'è molta più libertà per il ragazzo, deve imparare da sé, parliamoci chiaro. Il ragazzo poi alla fine della fiera tu gli puoi insegnare, gli puoi dare tutti gli strumenti che vuoi, ma quello che fa poi la differenza non sei tu che gli stai dando gli strumenti, ma è lui come usa gli strumenti che gli dai. Io... Il tuo rapporto con questi ragazzi di 16 anni com'è stato in nazionale? Cioè, ma, che ragazzi, senza fare nomi, Italia, che ragazzi ti sei trovato a gestire? Io mi sono trovato gestire. Benissimo, devo dire che è stata un'esperienza illuminante, anche perché io avevo deciso, quando ho smesso, di non fare calciatore, di non fare allenatore. Non mi ritenevo, non la ritenevo una cosa che mi interessava. Pensavo anche di non avere le qualità per poterlo fare. Poi in realtà quando ho lavorato con Gigi, con Casiraghi, con Antonio Rocca in quei 2 anni alla Nazionale, devo dire che è stata una bellissima esperienza e quello mi ha dato la direzione, insomma, mi ha dato l'ispirazione per continuare a farlo. Ti dico subito, è vero, i ragazzi non si accostano al calcio per i tagli, per le diagonali e per questo. Sono cose che poi tu successivamente puoi insegnare, ma non è che richiede grandissimo tempo. Quello che è importante dare ai ragazzi, soprattutto con l'età, è dare la tranquillità, la sicurezza, come dire, la fiducia in loro stessi, per cercare di tirare tutto il massimo che possono tirare fuori da loro stessi. Questo è quello che devi fare a quell'età, a mio avviso. E tu gli devi fornire tutta una serie di strumenti che mettano in grado i ragazzi di essere creativi, di essere... È più facile allenare un 17enne italiano o un 17enne inglese? Chi è più educato al calcio, ma anche al mondo, alla vita, tra un coetanei? No, guarda, io ti dico... A 16 anni sono più o meno, i ragazzi sono uguali. È chiaro che vivere e crescere in Inghilterra è un posto diverso, magari, quindi ci sono dei modi di fare, una cultura diversa, magari può cambiare un po' il contesto, però le capacità sono quelle, gli input sono quelli che fanno la differenza, quello che tu chiedi, quello che tu... La condizione che tu crei a questi ragazzi che poi fa la differenza. Gianfranco, qua. Un'ultima curiosità. Prego, Emilio, prego. Eri un giocatore molto, molto poco loquace, molto riservato, molto timido, understatement, basso profilo sempre. Facendo l'allenatore probabilmente hai dovuto violentare un po' il tuo carattere, perché poi bisogna allenare i giornalisti, bisogna allenare i presidenti, bisogna allenare gli arbitri, bisogna avere rapporti, bisogna
in qualche modo uscire fuori da questo ruolo. Quanto ti costa questo di fatica? Cosa hai imparato da te stesso? E soprattutto sarei curioso di sentirti incazzare in inglese. Adesso non so se puoi fare una traduzione, non so se puoi fare un'esibizione alla Trapattoni, però vorrei sapere quando ti saltano i nervi nello spogliatoio come ti comporti con i giocatori. Ma guarda, questa è stata la ragione principale per cui io non avevo intenzione di fare l'allenatore, anche perché ho un carattere molto particolare. Mi rendo conto che come allenatore, come leader di un gruppo, comunque deve avere un atteggiamento in alcuni momenti diverso. Però poi ho capito anche, ho cercato di sviluppare delle qualità che potessero essere adatte a questo ruolo. Dico che non è stato semplice, non è ancora semplice, ci sono in effetti alcuni giorni in cui comunque devo mettermi sempre a confronto, devo confrontarmi per cercare di mettere quella parte del mio carattere che è più a disagio in questa situazione, di metterla in condizione di poter dare il meglio. E quindi questo mi è costato e mi costa alcuni momenti, mi costa tanto. Ti dico che ci sono dei momenti che comunque mi sono anche arrabbiato, te lo dico. Tipo la peggiore? No, la peggiore mi ricordo era quando giocammo, era all'West Ham, era il primo anno che facevo l'allenatore ed era una partita che giocammo contro l'West Bromwich, che perdemmo in maniera, in malo modo. Io rientrai negli spogliatoi ed ero talmente furioso, avevo perso completamente il controllo di me stesso, che appena entrai negli spogliatoi e trovai due giocatori che stavano litigando tra di loro, ed era la cosa che veramente ha fatto scattare il tutto. Io ho afferrato un lettino di quelli dei massaggi, di quelli mobili, senza guardare, l'ho preso, l'ho scaraventato su una parte, ma proprio l'ho scaraventato di brutto, e ho perso poi la ragione, ho perso completamente il controllo. Poi dopo, in pullman, ho visto che Antonio Pintus, il preparatore atletico in quel periodo, era lì che camminava e si toccava una gamba. Anche gli chiesi che cosa è successo e lui mi disse che gli avevo tirato addosso il lettino, praticamente l'avevo quasi ammazzato. Quindi a me è capitato anche di perdere il controllo, ed è una cosa che comunque devi cercare di limitare al massimo, e quando lo fai lo devi fare in un modo istruttivo, se puoi. Col calciatore sei più duro o più come dire, comunicativo? Cioè, che tipo di allenatore sei nel privato con un giocatore? No, ho sempre cercato di essere comunicativo, anche perché ritengo che devi dare delle ragioni alla gente, perché se tu ti arrabbi ogni volta, ti puoi arrabbiare la prima volta, ti arrabbi la poi seconda non volta, più. La terza volta poi dicono vabbè, era sempre la solita storia. Cos'è la cosa più difficile da insegnare? Quello, il tuo patrimonio tecnico maturato nel campo, con l'esperienza, col tempo, con gli anni, qual è la cosa più difficile da trasformare in insegnamento? Quello è stato trasmettere. Il mio cosiddetto challenge, no? Perché comunque io sono sempre sfida, io, mettiamo i sottotitoli, viene dall'Inghilterra. No, sempre io sono nato, ho imparato a giocare in strada. Arrivo dalla nelle strada. Stalle? Quindi, la strada, sì. Non ho fatto il settore giovanile, ho giocato fino a 16-17 anni nel mio paese in prima categoria. E quindi mi sono dovuto attrezzare da me, insomma, ho imparato più che altro quasi tutto da me. La cosa più difficile per me da allenatore è stata proprio quella: riuscire a tirare fuori tutto quello che avevo, tutte le mie risorse, tutte le mie capacità, e renderle in qualche modo disponibili agli altri in un linguaggio semplice, perché poi certe cose mi veniva più spontaneo farle che poi spiegarle. Questa è stata la cosa più difficile, che ancora a volte mi crea qualcosa. Zola, ti faccio io una domanda. Nel calcio inglese, che guardandolo da profani dall'Italia sembra facile, e invece molto più complicato di quello italiano, quando uno come Pozzo compra una squadra in Serie B, o come uno come Cellino, che prende una squadra che ha delle grandi aspettative perché ha delle tifoserie molto demanding in Serie B, quanto è difficile
per uno che ha la mentalità del calcio italiano riuscire dalla B a passare in A? È estremamente difficile e noi l'abbiamo sperimentato sulla nostra persona, perché poi lui ha allenato il Watford di Pozzo proprio. È estremamente difficile, anche perché l'ho detto prima, noi l'anno scorso abbiamo fatto un campionato straordinario, siamo stati vicini a poter salire, abbiamo perso i playoff, e noi quest'anno, sulla base di quello che avevamo sulla base dell'esperienza dell'anno scorso, pensavamo di aver trovato la soluzione. Abbiamo detto, il primo anno ci siamo andati così vicino, quest'anno con degli accorgimenti dovremmo arrivarci, però partendo sempre da un principio italiano di fare le cose. E questo è stato il nostro più grosso errore. È estremamente difficile, perché è un campionato innanzitutto che bisogna sempre prendere per le molle, perché io credo di non aver mai visto un campionato dove la Juventus, per dirla, la Juventus, uso un paragone, va a giocare con l'ultima in classifica e deve giocare al meglio per poter vincere. Questo è il campionato della Championship in Inghilterra. Leicester, che è la squadra più forte, deve giocare tutte le partite al meglio se vuole salire. Tant'è vero che, se lei nota, negli ultimi anni le squadre che sono scese non sono poi, a parte quest'anno il QPR che ha fatto gli spareggi, non sono le squadre che poi sono risalite. Ma è vero che De Laurentiis voleva comprare un club in Inghilterra tempo fa? Sì, io stavo pensando sia agli Stati Uniti che all'Inghilterra. Abbiamo già un allenatore per un club inglese, no. Nel caso, cioè, negli Stati pronto. Uniti sono rimasto molto male, perché ci sono tre personaggi che hanno fatto questa lega americana e hanno dettato loro le regole e hanno portato le licenze, hanno fatto numero chiuso di licenze e le hanno portate da 10 milioni di dollari fino a 100 milioni, perché il New York City, che è praticamente un branch del Manchester City, ha pagato 100 milioni la licenza per poter giocare a New York, no? Quindi, per un calcio che diventerà sicuramente molto importante, sai che in India, dove il cricket è stato sempre fondamentale, adesso gli stadi cominciano a essere strapieni, 120.000, 140.000 persone, e sai, lì tu c'hai 1 miliardo di abitanti. La Cina, del resto abbiamo visto l'IPI, io in Cina sono andato, ho parlato, quando ho capito che non potevi cambiare il portiere, cioè che potevi portare gli altri sì, ma il portiere no, allora ho capito che c'era forse qualche gioco delle tre carte, ho detto è meglio che facciamo maturare ancora questi signori cinesi, anche perché gli stadi si riempivano, ma da un punto di vista televisivo non c'era ancora quel concetto privatistico, no? Così come nel cinema loro hanno scoperto la sala cinematografica, hanno costruito negli ultimi 4 anni 20.000 schermi, sono diventati più forti degli Stati Uniti, tant'è che poi si sono comprate anche tutte le sale negli Stati Uniti, ma televisivamente parlando ancora stanno indietro moltissimo. C'è un consiglio, Gianfranco, che potresti dare, avendo allenato appunto una squadra inglese diretta da un italiano, al presidente del Napoli, nel caso in cui si volesse togliere appunto sto sfizio una volta di comprarsi una squadra? Comunque inglese. Sono venuti da no, l'approccio, l'approccio me giusto arrivare, che volevano farmi comprare il Miami. Ho detto, ma a Miami sono tutti italiani, allora rimango in Italia, che significa? Molto semplice, non arrivare con la mentalità italiana pensando che sia la formula magica per poter mai vincere il campionato. Se il Napoli soprattutto, cosa che noi abbiamo, secondo me è sbagliato quest'anno al Watford, non pensare di poter vincere un campionato, il campionato della Championship, un campionato inglese, con tutti i giocatori stranieri. Gianfranco, c'hai 3 giocatori stranieri che sono passati lì per la Premier, che sono in Premier, che tu consiglieresti al Napoli, perché siamo ormai in pieno mercato? Ma sai, quelli che stanno in Inghilterra difficilmente vengono a Napoli, perché di solito hanno delle donne e dei familiari che non vogliono venire in posti dove poi la cattiva comunicazione parla di terra dei fuochi, parla
di Camorra parla di tante cose che certamente spaventano anche una ragazza inglese anche... che vive a Londra, dice ma io perché devo andare a vivere in Italia? Non è solo la Napoli in sé, è il campionato italiano che non attira più come una volta, perché adesso in realtà l'Inghilterra sta vivendo quella fase che noi in Italia abbiamo vissuto negli anni 90. Negli anni 90 volevano tutti venire da noi. Quindi abbiamo speranza, perché loro poi saranno in decrescita e noi cresceremo nuovamente. Su questo io non ho dubbi, Presidente. È una questione di cicli. Se ci affrancheremo dalla Federcalcio, però, e ci faremo una new Federcalcio nostra, Presidente, forse sì. C'è tanto da siamo lavorare. Anche nel calcio agli escissionisti. Anche nel calcio siamo agli escissionisti. No, no, siamo per rifondare le cose che non funzionano. Esatto. Senti, ma un nome e questa, due, e questa tre, Presidente, è un'opportunità incredibile, perché questo è un momento in cui veramente si può ricostruire bene, perché le condizioni sono quelle giuste, però bisogna avere la volontà di farlo e soprattutto la chiarezza e la comunione di intenti. Non è una questione di un club, di due club, qua stiamo parlando del calcio italiano. E ma Renzi stamattina ha parlato di rivoluzione totale, di rimettere al sistema tutto il sistema Italia, quindi voglio dire anche il calcio deve essere completamente risettato. Io ho sempre usato voce del verbo risettare, sono anni, tu prima mi hai dato del visionario, io te ne sono grato, perché in fondo quando sono arrivato tutti mi dicevano ma cosa dice questo signore che non ha mai vissuto nel mondo del calcio, tutte le cose che ho detto si sono poi avverate. Se certamente non sei stato arruolato nel grande esercito di quelli che venivano considerati i ricchi scemi, perché è difficile anche far capire agli spettatori, a molti tifosi che ci ascoltano, che è più importante tenere i bilanci in ordine che magari fare una follia di mercato. Non sempre lo capiscono i tifosi, no. E credo che il compito più difficile sia questo. Ma poi siamo gli unici che sono da 5 anni in Europa, cioè voglio dire, non è che bisogna tenere soltanto i bilanci in ordine, non è che siamo arrivati sesti, settimi, ottavi, noni, decimi, siamo arrivati l'altro anno secondi, quest'anno terzi, pur avendo cambiato 12 giocatori e allenatore. Io ho due domande e poi siamo in chiusura, però sono finite le domande morbide e quindi devo andare dritto. Vai allora, giù pesante. Benitez ha parlato delle strutture, lo hai preso sul serio, stai facendo qualcosa o no? Guarda, dopo che abbiamo fatto l'ultima riunione con Rafa, circa un mese fa, io ho messo sul tavolo 1 milione di euro per rifare completamente Castelvolturno, costruire una piscina coperta che possa permettere a tutti quanti di allenarsi nel miglior modo possibile, abbiamo allargato la palestra, abbiamo rifatto tutti gli uffici. Quella piscina che mancava forse a Zuniga per accelerare la guarigione? Non lo so, perché poi le piscine le abbiamo usate anche nel mondo esterno, perché non è che poi Napoli stiamo in Africa, cioè voglio dire, un conto è avere la condizione migliore al top in casa e un conto è dover andare fuori casa. Adesso io per esempio mi trovo a un bivio, investire nel settore giovanile, dove però c'è un entroterra fatto anche di tanto caos e di tante cose complesse e complicate, di interessi incrociati, o farci una squadra di serie C dove far crescere quelli della primavera? Questa potrebbe essere un'altra idea. Però poiché costa fatica, perché poi sai, purtroppo, sai io quante fatture controllo personalmente e siglo durante l'anno? Circa 80.000 fatture, e poiché la giornata è fatta di 24 ore e mi piacerebbe fare tante altre cose, non è che poi prendo una squadra di Serie C e la metto nelle mani di chiunque, perché poi le cose purtroppo non accadono. Non si può demandare, o perlomeno bisogna avere dei fortissimi collaboratori e dei bravissimi collaboratori ai quali dare fiducia, ma bisogna avere anche la capacità e la volontà di entrare a gamba tesa laddove vedi che un tuo intervento immediato può sanare una situazione che potrebbe così crollare da un momento all'altro. Presidente, fissiamo una scadenza. La gente vuol sapere i nomi degli acquisti. Io credo che sia presto, ma qualcosa dobbiamo dire. Guarda, noi abbiamo una ventina di giocatori che rientreranno in casa
e questo è un grosso problema, che noi poi, sai, dal 30 giugno ti rientrano tutte le proprietà che tu hai dato in prestito a Tizio, Caio e Sempronio, quindi le devi gestire, non tutti le riesci a riposizionare, quindi in più abbiamo, insieme a Rafa Benitez, poiché tu sai che Rafa è passato da un gioco che aveva una difesa a 3 a un gioco che ha una difesa a 4 e con uno schema di gioco che è il più evoluto e più praticato in Europa, che è il 4-2-3-1, allora a questo punto è chiaro che noi ci siamo trovati in difficoltà quest'anno, perché non è che i nostri, che erano ben affiatati tra di loro, erano arrivati secondi l'anno scorso, però erano stati abituati a giocare con una difesa a 3, con un centrocampo a 5, quindi sono complesse queste modifiche, quindi adesso noi dobbiamo perfezionare questo schema e questa modalità. Comunque di gioco un nome lo possiamo anticipare? Quello ve l'ho già detto, Koulibaly l'abbiamo comprato. Mascherano 10, 20, 30, 40, 80 possibilità su 100. Quante? Mascherano ha una possibilità di venire a giocare se ce lo danno in prestito, non trovando lui possibilità di giocare nella squadra dove sta, e altrimenti se il Barcellona, non volendolo far giocare, se ne vuole liberare soltanto facendo l'asta, facesse l'asta. In attesa di consegnare a Zola, che ringraziamo, quando Emilio Varese gli ha telefonato per invitarlo a Napoli per il Festival delle Idee di Repubblica, lui non si è fatto neanche ripetere la domanda, si è solo informato sul primo volo utile Londra-Napoli. Noi chiediamo ad Aurelio De Laurentiis di consegnare a Zola la nostra targa, però devo fare una domanda con un tono eccessivamente confidenziale che mi perdoneranno Zola, Emilio Marrese e lo stesso De Laurentiis. Ma tu questo scudetto lo vuoi vincere o no? Ma io credo che tutti nella vita vogliamo vincere lo scudetto e vogliamo essere, avere il privilegio di primeggiare. Però vedete, voi date troppa importanza a una cosa che è anche effimera, perché tu lo scudetto non lo puoi vincere tutti gli anni. Allora è molto bello sognarlo lo scudetto, però secondo me è molto importante rimanere tra i primi, perché rimanere tra i primi è fondamentale. Vincere uno scudetto per poi fallire e rimetterci altri 20 anni per risorgere, secondo me sarebbe un grossolano errore. Poi, io in carriera ho raccontato scudetti e fallimento, quindi non posso dargli torto. Se mi permetto, poi credo che sia più importante fare le cose bene e nel modo giusto. Poi i risultati saranno una conseguenza di questo. Nel calcio si fa, soprattutto qua in Italia, si fa spesso questo errore. Si vuole vincere. È molto più importante fare le cose seguendo i criteri che sono quelli adatti e quelli giusti. Poi tutto il resto verrà da sé. Pensare solo a vincere lo scudetto, solo mettere pressione a pressione che non serve a niente, non porta da nessuna parte. Ma guardi, non aver fatto aspettare un giorno in questi 10 anni dalla Serie C alla Serie A per quanto riguarda gli stipendi, per cui sono arrivati sempre un giorno prima piuttosto che un giorno tardi, per me è motivo di orgoglio, perché vuol dire che abbiamo lavorato bene senza mai chiedere niente a nessuno e senza mai crearci delle giustificazioni, perché è brutto quando uno dice ma io non vinco perché... No, io lo so perché non vinco, l'ho detto, datemi i soldi che fa la Juventus, forse vinco pure io. In Italia, dove lei giustamente ha detto, tu hai detto giustamente, è un campionato diventato minore, ma è diventato minore per colpa della Melandri, non per colpa del calcio in sé per sé, perché quando il signor Abete dice che non dobbiamo prendere degli extracomunitari, dice una grande corbelleria. Dovrebbe piuttosto dire sviluppate i calciatori italiani in Serie C e in Serie B, vi obbligo a utilizzare tutti gli italiani in Serie C e in Serie B e vi libero come il Belgio, vi libero come il Portogallo, visto che siamo in Europa, per quanto riguarda la competitività straniera. E invece non fa altro che tarparci le ali, metterci dei blocchi, questi blocchi pesano notevolmente sulla competitività anche a livello europeo. L'ultima domanda veloce, terra a terra, visto che stanno cominciando i mondiali, come finisce Italia e Inghilterra secondo te, visto che l'Inghilterra i giocatori inglesi li conosci bene?
Ma guarda, io spero chiaramente che vinca l'Italia, però sono anch'io propenso l'Italia. No, anche se sono più propenso a credere che sarà un pareggio, anche perché la prima partita, soprattutto giocata da due squadre forti come quella l'Italia e l'Inghilterra, alla fine poi la prudenza sarà quella a prevalere. E chi arriva più lontano tra le due squadre alla fine del mondiale, verso la finale? Chi può arrivare più in là? No, non c'è dubbio, secondo me l'Italia è più attrezzata, non solo calcisticamente, ma anche come conoscenza di campionati di questo livello. L'Inghilterra comunque è una squadra che ha dei buoni giovani, buonissimi giovani, può essere una sorpresa, perché effettivamente se riescono a trovare una serie di risultati, un po' di fiducia... L'Italia che va più avanti dell'Inghilterra ai mondiali, una targa la merita proprio. Grazie a Gianfranco Zola, grazie ad Aurelio De Laurentiis. E da Emilio Marrese e Antonio Corbo, grazie a voi tutti. Buonasera e grazie a tutti.